Buongiorno a tutti. E quasi mi vergogno anche dire che finalmente è arrivato questo accessorio mi vergogno nel senso, noi abbiamo visto, cioè proprio un anno fa, qualcosa del genere, che abbiamo detto ma mamma mia che è un bel accessorio. E purtroppo pensavamo che arrivasse subito, invece questo accessorio è molto interessante e quasi indispensabile per chi utilizza Leica SL, perché dato che, come guardate, 9280 ha una dimensione abbastanza importante, ma più che altro anche il suo peso. Avendo questo accessorio multifunzionale e grip multifunzionale, è veramente ben fatto e ha un design molto particolare perché rispecchia perfettamente il design della Leica SL. Cosa ha di particolare? Intanto, come potete capire subito, è che c'è un per verticale, questo è vertical grip, pulsante dello scatto e la ghiera, che le ghiere, diciamo, perché davanti dietro, che esattamente fa stesso lavoro di questa ghiera, e non solo, c'è anche con joystick che spostare punto di messa a fuoco molto velocemente, e con questo joystick diventa molto facile. Oltretutto è vero che batteria dura abbastanza a lungo, cioè dipende come viene utilizzato, però batteria ha una capienza piuttosto importante. Tuttavia, avere due batterie, cioè qua mettiamo seconda batteria, e che sarebbe anche molto interessante averlo. Ora proviamo a montare, prima volta che montiamo, quindi non so se riesco a montare correttamente. Vedete, in verticale è molto più semplice avere questo, che si sposta, sì è vero, si sposta. Ok, perfetto. Ancora devo studiare come va impostato dal menu. Sicuramente la bellezza della Leica SL, che ne ha pochissimi tasti, è tutto diciamo personalizzabile, e quindi a questo punto credo proprio che noi possiamo spostare questa, la ghiera di diaframma, oppure ghiera dei tempi, idem possiamo anche spostare qua la ghiera dei tempi o diaframma. Possiamo anche impostare senso a destra a sinistra o a sinistra a destra, come aumentare o diminuire. Tutto è molto semplice. Leica SL, la bellezza della Leica SL è nella sua semplicità. Poi facilmente intuibile e anche personalizzabile questi piccoli tasti. Ad esempio, questi tasti hanno due funzioni: appena tocchi, ad esempio ingrandimento, oppure tiene premuto e cambia anche la funzione. Piuttosto molto semplice da impostare. Sì, è uno non tanto bravo come me, no? E che diciamo smanettare tra destra e sinistra. Per me è veramente, questa macchina è semplicissima da impostare e capire, non qualche modello della qualche ditta che fanno delle macchine che pagine, poi menu sotto menu, ancora sotto di quello, e non ti ricordi più niente dove vai a cambiare. Certo, si può mettere il tasto FN, bene, meno male, però vai a trovare
quella customizzazione, personalizzazione dov'era? E tu devi andare a pagina, 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 pagina. Cavolo, cioè non ne posso più, non ne posso più. Macchina fotografica, fondamentalmente importante è sensibilità, diaframma e la velocità dello scatto. Poi, certo, la white balance, molto importante. Certo, poi cosa c'è? Ma cosa c'è da impostare? Ditemi voi. Tutto il resto deve essere molto più semplice. Autofocus, manual focus, va bene. Poi, non lo so. Cioè, ci mettiamo più tempo a capire come funziona anziché scattare. Cioè, ci mettiamo più tempo a cercare e customizzazione anziché misurare correttamente. Piuttosto, cerchiamo di tirare fuori un bel cartoncino grigio, no? Mettiamo lì, misuriamo correttamente. Cioè io ripeto, appena possibile, io ripeto a dire, sono tutte balle e che tanto gamma dinamica di 14 EV basta tirare, no, balle, non credete queste balle e che vi fanno credere che 14 EV corrisponda esattamente 14 valori di diaframma. No, non è vero, non è vero. Non credete a queste parole, perché provate a stampare, potete capire immediatamente che sono balle. Cioè, fino a che voi guardate sul iPhone, cellulare retroilluminato piccolissimo, no? O iPad, sicuro che va bene, sicuro. Quelle foto vanno bene anche foto fatte col cellulare, figuriamoci, fatte con Nikon, Canon, Olympus, Leica, quello che è. Cioè, logico che sono bellissime, ma non pensate che stampe vengono così, anzi, lontanamente, non vengono mai così. Anzi, stampatori, cioè il peggiore, peggio clienti, peggiori per quel laboratorio di stampa, e sono quelli che guardano, sì, io voglio così. Cioè proprio iPhone, fammi vedere iPhone, voglio così. No, quel cavolo. Vabbè, scusatemi che sono divagato, cioè no, sono andato altrove. Bene, eccolo qua. Qui c'è l'impugnatura. Il costo è 700 euro, va benissimo. Oh, va bene, no, è un po' caro. Vabbè, pazienza, sempre bollino rosso. Abbiate pazienza. E venite a provare, perché un esemplare soltanto è arrivato, e quindi chi ha 24-90 mm, 92-80, chi vuole utilizzare con Noctilux, eccetera, bene, venite a provare, venite a montare questa impugnatura verticale e guardate quanto è comodo e quanto è anche bella anche esteticamente. Grazie della vostra attenzione e mi scuso tantissimo perché sono andato un po' fuori strada. Ciao!